Scusate, ma non dovevate portare anche un cembalo? No. Ma queste sonate di solito si suonano con altri strumenti, almeno col cembalo, che riempiano, facciano da riempitivo. Beh, effettivamente ci poteva anche stare un cembalo qua dentro, ma abbiamo pensato no, di... ma voi avete fatto senza, perché? Senza, perché flauto è basso, io flauto, lui basso, e tutto. È basso. Esatto. Cioè, le parti che ha scritto Locatelli sono la linea del canto e il basso contralto e basta. E di solito noi la sentiamo con altri strumenti per riempire. Sì. Ma questa volta sembrava già abbastanza riempita, perché? Beh, è stato, diciamo, anche questa idea di sfruttare il contrabbasso, che è una possibilità sonora anche maggiore, abbastanza corposa. Ecco. Ma perché lui è bravo. Beh, ti ringrazio. Mentre invece lui si scapriccia con questo fatto delle difficilissime fioriture flautistiche che fino a Locatelli così forse non si facevano. No, anche perché mette in luce anche una diversa dimensione flautistica, più aggressiva, non solo dolce, campestre, eccetera. Ecco, e poi noi dobbiamo dire che però c'è qualche cosa anche da parte nostra, di noi che ascoltiamo, cioè che ormai abbiamo dentro la musica, per cui sentendo le linee fondamentali, riusciamo un po' a immaginare un universo, almeno così speriamo. Grazie, potete andare a vederci.